torniamo dalla pausa estiva dopo oltre due mesi al quarto round della città di Imola, il trofeo Grand Prix 125-250. E cosa dire, siamo così in trepidazione perché potremmo già vedere quasi certamente il campione in anticipo di un round, Giacomo Lucchetti, che gli mancano soltanto due punti di distanza dal sottoscritto per potersi laureare campione 2014, e quindi ne vedremo delle belle. C'è l'inserimento sicuramente in gara di Patrizio Binucci, già campione due volte sul circuito di Imola, e non dimentichiamoci di Gianno Ronzoni, che è in rimonta, è caduto al terzo round e quindi in questo round dovrà in qualche maniera rimanere agganciato per poter conquistare perlomeno la seconda o la terza posizione in classifica di campionato. Per la 250 Sport è una battaglia tra Michele Forcella e Romano Michele Forcella del team Viaggio alle Corse, che dista 15 punti dalla vetta e che è in mano saldamente, possiamo dire, di Roberto Vitti del team VR Corse. E nella 125 Gran GP sarà una bella battaglia per il rientrante Gabriele Gnani, noto costruttore di moto da Gran Premio, quindi correrà con la sua moto, e i fratelli Tiveron, soprattutto Lorenzo, che dato il forfè di Mugello è riuscito a conquistare 25 punti che gli servivano per rimanere agganciato a Gabriele Gnani. Sarà sicuramente uno splendido Gran Premio e il circuito, neanche a dirvelo, sapete tutti che è un circuito fantastico, vecchia scuola, se non per le chicane, come potete vedere alle spalle, per le due chicane, la variante bassa e la variante alta, che spezzano un po' il ritmo, ma il resto è un circuito molto molto veloce. Le moto da Gran Premio sono a casa loro. Grazie e buona corsa a tutti, in bocca al lupo a tutti, grazie. Mi dovrei intervistare, mi hanno fatto credere fino all'ultimo, sono entrato in parco chiuso e mi hanno tutti festeggiato come primo provvisorio, mai stato in vita mia. Effettivamente all'ultimo giro mi hai strappato la pole provvisoria che hai stampando 209.538 e mi hai lasciato con un palmo di naso perché mi hai tolto praticamente più di un secondo all'ultimo giro. Avevo tutta la comunicazione, questa cosa qui non si potrebbe dire, però tutta la comunicazione su di te a bordo on board, hai capito? Ah, hai le telecamere nascoste. Allora rischi la squalifica, lo sai, no? Che te la faccio la squalifica. Al posto del fanale abbiamo montato la GoPro. No, sono io che monto la GoPro. No, comunque dai, dai, vieni da stamattina che ti sei stampato al tamburello, tutti quanti siamo rimasti un po' così, solo a Libra 1 per terra, ma Giacomo c'era qualche problema, e invece oggi dai, ti sei riscattato pienamente. Sì, ti dirò che oggi sono stato attentissimo, infatti mi sembrava di essere fermo piantato, però alla fine ho fatto bene così, perché con la botta di stamattina è stata una cosa, non dico inspiegabile, però ho voluto fare tutto troppo subito e questa cosa qui dovrebbe essere al di fuori dei problemi con l'esperienza, no, che abbiamo con queste moto, e invece stamattina ho cappellato di brutto, però dai, oggi è andata bene. Ma queste moto lo sappiamo, no? Richiedono sempre quel benedetto sacrificio per portarle, e effettivamente due mesi di stop e passando l'estate calda, riprendere qui a Imola su condizioni particolari, la pista era comunque lavata perché ha piovuto tutto ieri notte, quindi alla fine insomma ci stava pure un po' di rischio e magari si è entrato un po' troppo velocemente. Sì. Comunque dai, complimenti a te. Sì, io stai calmo. Sono contento, lo potevo essere un pochino di più, ma comunque dai, per me va benissimo così. Ti nascondo che questo secondino mi preoccupa, hai capito? Normalmente non avresti dati 5, comunque uno va benissimo. No, guarda, ti dirò la verità, mi preoccupa, quindi vabbè, vedremo domani, dai. Dai, bocca al lupo per domani, e domani le condizioni saranno nettamente diverse, sì. Quindi ce la giocheremo sull'asciutto domani. Grazie Giacomo, grazie a voi, grazie. Ciao. E sul terzo gradino del podio, per la prima volta quest'anno di questo podio provvisorio, c'è Daniel Persson dalla Svezia su Yamaha del Danish Road Racing. Daniel, your feeling? Feels very good to be here, and it's a little bit scary driving in the wet and dry. This is your typical road, not for in your country, maybe rain a lot.
Yeah, that's true, but still it's when you're using slicks and going wet and dry, it's it can be very slippery if you're just off the line, so it's it can be scary, but it went okay now. Yes, è vero, effettivamente avevamo soltanto neanche un metro di asfalto asciutto e appena uscivamo fuori traiettoria evidentemente era molto pericoloso. Ma ti ho visto molto bene, caro Dan, e soprattutto molto veloce in alla variante bassa, in the smallest chicane, you're very very fast. Pass yeah. Me two times. Yeah. Well, this kind of corners are very common on Swedish tracks, so we have a lot of practice on that. yeah. And the Yamaha bike, it's okay. Yeah. In the short corners, it's so good. Yeah, the Yamaha is very good chassis, so it's very easy to go from side to side, and so it's very, very, very good. Quindi per il momento il tuo tempo è stato di 2:11.921 e appena due secondi, scusa, dal primo, sì, due secondi che sul bagnasciuga è praticamente niente. 2 seconds from the top, Giacomo Lucchetti, it's not too much for this condition. No, that feels okay, but we'll see what happens when it's completely dry. Sure. And tomorrow sure is a sun in like Italy. Yeah. I hope so. I like that better, but it might be a bigger distance. We'll see. Sure. Okay, thank you and good luck for tomorrow. Yeah, thanks. Thank you. Bye. Yeah.